contagiata durante un ricovero a Villa Margherita, primo focolaio Covid nel Sannio, guarita e poi risultata positiva per la seconda volta. E poi il triste epilogo, la morte. Ora familiari e anche la politica vuole vederci chiaro sulla ripositivizzazione della 76enne di Pagoveiano in provincia di Benevento, 17esima vittima per Covid nel Sannio. Nelle ultime ore in un cimitero blindato e senza nemmeno un parente, perché sono tutti in quarantena, si è svolta la benedizione della salma, con il solo parroco presente. Nelle ultime ore, proprio in merito alla vicenda, arrivano varie richieste di chiarezza. In particolare Pasquale Maglione, deputato del Movimento 5 Stelle, presenterà una nuova interrogazione parlamentare su Villa Margherita. Sì, va fatta chiarezza, nel senso che chiaramente c'è l'organo giudiziario che fa il suo corso e colui il quale che è deputato a definire eventuali responsabilità penali, però secondo me la politica non può stare a guardare aspettando unicamente l'organo giudiziario, ma deve fare quelle che sono le cose che gli competono. Io ho ritenuto doveroso sollecitare con una lettera diretta al Ministro della Salute affinché facesse gli opportuni approfondimenti, perché io ripeto sempre, non ci dimentichiamo che per quanto riguarda la sanità la competenza è regionale, però il Ministro chiaramente in qualità di Ministro della Salute può chiedere alla Regione quelli che sono la documentazione relativa a una determinata circostanza, soprattutto in questo caso dove c'è stata un'emergenza nazionale